alla Sigmund Freud University di Milano. È un analista del comportamento, un BCBA, è un clinico, ma soprattutto è Davide. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, il mio intervento è partito da, come vedete, abilitare la comunità nella comunità. È partito da un'esigenza che sentivo e che vivevo come professionista, che era il problema della partecipazione comunitaria dei ragazzi con disabilità intellettiva e con autismo. Ed è nato anche tutto dalla penuria, per non dire quasi totale mancanza, di articoli scientifici che si occupano in qualche modo, in maniera sistematica e rigorosa, della transizione all'adultità, soprattutto appunto nei contesti, diciamo, simili a quelli che a me interessavano, quindi simili appunto al nostro welfare state e quindi simili all'Italia. Probabilmente gran parte del mondo scientifico ancora oggi abbraccia una cultura dell'abilitazione che non è ancora un'abilitazione del ciclo di vita. Ed è inutile, insomma, che ci neghiamo che, anche perché il mio gruppo è partito da queste esigenze, spesso accade che dopo, di norma, dopo i 18 anni, le famiglie assistono talvolta impotenti alla perdita dell'assistenza sanitaria, e a un servizio per gli adulti che è in grado di assistere, perché per tradizione si occupa di assistenza, diverso è l'abilitazione dell'adulto. Diverso è progettare un'abilitazione inclusiva nel territorio e che sia appunto centrata su il ragazzo adolescente, poi adulto, e sui suoi domini di qualità di vita, quindi sul suo benessere e sulla possibilità appunto di scegliere all'interno del territorio. E qui chiudo la mia premessa. Quello che mi sembrava strano è che abbiamo assolutamente un sistema scolastico ed educativo con tutte le difficoltà che include, e io quello che notavo è che il territorio, ovviamente non voglio fare assolutamente, sto in questo momento estremizzando, ma mi rendevo conto che il territorio sembrava quasi escludere, mentre la scuola e il sistema educativo prima aveva incluso tutti i miei ragazzi. Che cosa ci dice la letteratura? Che per l'adolescente e il giovane adulto con autismo le attività di svago sono raramente indirizzate alla comunità. Cioè, normalmente le attività di svago, di autointrattenimento, quasi sempre sono attività solitarie. Giocare con i videogiochi, trascorrere comunque appunto del tempo da soli, prevalentemente. E poi cosa ci dice? Che a prescindere dalla gravità della disabilità dello studente, scusatemi, l'apprendimento può essere migliorato proponendo l'insegnamento in un ambiente naturale inserito nella comunità, quindi attività di insegnamento sul territorio. E prima si parlava di pacchetti, tra i vari pacchetti appunto della scienza comportamentale e dell'analisi del comportamento, sicuramente oggi si parla sempre più spesso di modelli di intervento comportamentali, evolutivi e in ambiente naturale, tra i vari ambienti naturali viene valorizzato, e ci mancherebbe altro sicuramente, l'ambiente domiciliare, familiare, l'ambiente scolastico, l'ambiente del territorio ancora in qualche modo latita, ecco, per capirci. Verso la comunità, non solo abilitazione individuale. La mia idea è partita un pochino facendo un po' di ricerca anche a livello di studi. Non ho scoperto nulla, ho scoperto che siamo dei mammiferi, cioè che siamo animali gregari, relazionali, siamo animali che funzioniamo meglio in gruppo che da soli. E che spesso la famiglia, ma direi anche la scuola, perché è un altro, diciamo, ombrello di protezione, è l'unica realtà di gruppo in cui il ragazzino o il bambino con autismo interagisce. Il termine prigione dorata non è mio, ma mi è piaciuto quando l'ho letto non so dove, perché spesso la famiglia, ovviamente in maniera del tutto incidentale, rilega a volte il bambino nella, nel
posiziona nel ruolo del fanciullo che ha bisogno appunto di essere protetto, ci mancherebbe altro. Il problema è che sappiamo tutti che l'eccesso di protezione poi si trasforma in fragilità o in fragilizzazione. E quindi appunto una delle direzioni portanti in ambito abilitativo è sicuramente l'autonomia e il saper fare, perché è poi il fine ultimo di qualunque obiettivo educativo. Il gruppo abilitativo di lavoro, come tra poco vedremo, funziona come un'unità adattativa. Cioè è un ponte di adattamento, è un veicolo di adattamento, un ponte verso la comunità. Promuove la condivisione, la cooperazione, il rispetto di regole, la responsabilità rispetto appunto agli altri partecipanti nel gruppo, inteso appunto proprio come abile a rispondere, cioè a farsi carico dei propri comportamenti e delle conseguenze che essi hanno sugli altri partecipanti del gruppo. E il senso di appartenenza, che sono elementi centrali per affrontare al meglio il mondo sociale. Quindi il bisogno di appartenenza innanzitutto. È un altro bisogno che ereditiamo dal nostro destino evolutivo, non è solo il bisogno di appartenenza, ma innanzitutto il bisogno di protezione e di sicurezza. Una priorità quando si avvia un gruppo abilitativo, a parte appunto la fase di costruzione e di selezione dei partecipanti, è promuovere la costruzione di un contesto protetto. In analisi del comportamento diremmo un contesto regolato dal rinforzo positivo, capace di incentivare l'esplorazione dell'ambiente o di contattare nuove funzioni stimolo, alla ricerca anche di un senso di competenza e autonomia. Quindi, senso di appartenenza, senso di e bisogno di protezione e bisogno anche di competenze di autonomia. Per questo motivo l'idea è favorire una transizione dalla cornice iperprotettiva, qualunque essa sia, a quella di sostegno e di formazione esperienziale del gruppo. E vorrei appunto focalizzarmi proprio sul termine formazione esperienziale, perché come vedremo tra poco i nostri ragazzi hanno il problema del digiuno esperienziale, non fanno esperienze. E che ci piaccia o meno, lo sviluppo cognitivo non può fare a meno di una sostanza ineliminabile delle interazioni umane che si chiama esperienza o apprendimento. Quindi è un contesto esperienziale, un'officina di costruzione, di pensiero e azione che permette di sopperire all'assenza di opportunità di apprendimento. Questa è la classica scala dei bisogni, la piramide dei bisogni di Maslow, e io vorrei focalizzarmi appunto su i bisogni a cui può rispondere il gruppo, dei bisogni fondamentali. PIE, che vuol dire Phylogenetic Important Event, è un modo di cui parla di questi bisogni l'analisi del comportamento, il comportamentismo molare. E non riconoscere questi bisogni non significa che in realtà... Non riconoscere, io ho detto che avrei avuto problemi col microfono, non riconoscere questi bisogni significa che poi comunque i nostri ragazzi cercheranno delle forme di adattamento compensato per appunto cercare l'appagamento di questi bisogni. Non è che non ce li hanno, poi parliamo di comportamenti problema o di quadri psicopatologici più o meno appunto gravi. Queste riflessioni hanno portato alcuni analisti del comportamento a selezionare tre caratteristiche salienti, chiave, alla base dell'essere umano, che sono cooperazione, cognizione e cultura, o le tre C. E come vedete la cooperazione è alla base della relazione sociale che è nutrimento per lo sviluppo delle abilità cognitive, cioè sono collegate. Esperienza e sviluppo delle abilità cognitive sono collegate. D'altra parte si parla di cognitività sociale. Qualunque atto cognitivo è intriso e contaminato di socialità, non ne possiamo fare a meno di questa esperienza. Siamo in qualche modo tanto creati e plasmati dai nostri geni quanto lo siamo dai nostri ambienti. Per cui la partecipazione forse può fare la differenza. Questo proverbio mi piace molto: se vuoi andare lontano, se vuoi andare veloce corri da solo, se vuoi andare lontano corri insieme a qualcuno. E dà proprio l'idea appunto dell'importanza della cooperazione, della prosocialità. La cooperazione crea nuovi livelli di organizzazione e lo fa tanto a livello biologico,
dove i geni cooperano all'interno dei genomi o le cellule all'interno di organismi multicellulari, e lo fanno anche sul piano evolutivo, perché gli individui cooperano all'interno della comunità. Questa è la presentazione del... Ho dovuto mascherare purtroppo gli occhi per ragioni di consenso, è il gruppo che vorrei presentarvi, che adesso ci sono due inserimenti nuovi, però si chiamava gruppo magico perché ha già cambiato nome, ma adesso ve lo dirò tra poco. Queste sono un po' le caratteristiche, non mi interessa leggere perché potete leggere tutto, quello che vi posso dire è che un'idea centrale è stata, quando abbiamo selezionato il gruppo, non avere solo gruppi alto funzionamento, basso funzionamento, ma cercare di trovare, cioè il concetto è la disomogeneità di funzionamento non è il nemico. Bisogna trovare naturalmente un modo sensato, guardando le abilità, i profili di funzionamento, le necessità di autonomia e di relazionalità e anche le risorse esterne, di, per esempio, come è avvenuto, avevamo sicuramente uno scheletro di ragazzi che erano funzionanti, ma altri due ragazzi che avevano un funzionamento, diremmo appunto, più compromesso. Tuttavia, che cosa avviene? Che spesso nei ragazzi ad alto funzionamento, lo sapete meglio di me, in teoria l'abilitazione viene quasi tutta centrata sul versante cognitivo perché sono risorsati, mentre quelli basso funzionamento si va solo sul versante comportamentale, perché il versante cognitivo spesso non ci dà accesso nelle nostre dinamiche di lavoro. Quindi mi ero trovato con un ragazzino basso funzionamento che però sapeva, per esempio, farsi da mangiare, sapeva fare le torte, sapeva fare il caffè, sapeva fare il tè, sapeva anche muoversi per il territorio, mentre ad altri ragazzi ad alto funzionamento facevano le verifiche di Omero, ma non erano in grado di avere, ad esempio, questi prerequisiti molto importanti dal punto di vista della partecipazione alla comunità. E naturalmente un elemento di cui non possiamo fare a meno, risulta quasi banale, se c'è un contesto ineliminabile della vita della persona con disabilità è la famiglia, la quale può veramente fare la differenza, a condizione che, e quindi metto condizione che, venga supportata e sostenuta non occasionalmente, ma all'interno di, deve essere inclusa nel piano abilitativo. Non può essere fatto un parent training una volta ogni tanto e poi ci lamentarci del numero di ore che non viene assegnato in terapia al bambino. Perché la famiglia, che ci piaccia o meno, è, se viene sostenuta e sorretta, la sorgente di nutrimento cognitivo, emotivo, sociale e psicologico del bambino. Nella fase introduttiva del gruppo, ovviamente io ho saltato alcuni passaggi per motivi di parsimonia di tempo, e prima della, quello che veniva fatto nella fase introduttiva era un video di presentazione, cioè quando il ragazzino sulla base di una checklist veniva considerato idoneo a partecipare al gruppo, insieme al genitore, quindi fin dall'inizio era coinvolto, il genitore faceva un video di presentazione col ragazzo. Poi poteva essere tipo il ragazzo con funzionalità, diciamo, minore, ha fatto vedere mentre preparava il caffè ai genitori. C'è stato un altro ragazzino che ha fatto vedere quando suonava la batteria, e poi c'era invece chi era in grado ovviamente di descrivere esattamente chi era, dove viveva e che cosa gli piaceva fare. In tutti i casi, nella carta d'identità che è stata creata con il tablet, e poi la inserivano nel loro portafoglio che dovevano portare sempre con sé, venivano inserite le preferenze, sia quelle appunto in qualche modo edibili, consumatorie, dite gelato, patatino, McDonald's, sia gli interessi e le preferenze invece dinamiche legate a attività, interessi, musica pop e tecnologia. E degli obiettivi, se vedete appunto, cioè fare più domande in chat, fra un po' vedremo che cos'è la chat, si riferisce a WhatsApp, con la scadenza dell'obiettivo, per cui l'obiettivo era anche temporizzato, cioè si cercava di raggiungerlo, ma non in una dimensione temporale indeterminata. Un prerequisito, e so che qui probabilmente ci saranno appunto dei dubbi a riguardo, era l'utilizzo di WhatsApp, ovviamente l'utilizzo non come lo utilizziamo tutti noi, con vari livelli di competenze. Perché? Uno, perché non possiamo negare che siamo in una società tecnocratica, in cui comunque ormai l'utilizzo della tecnologia è massivo e trasversale a qualunque contesto di interazione, incluso quello che sto facendo io in questo momento, ma dal telecomando, del televisore di casa o del condizionatore, fino ad arrivare oggi anche alle scuole, voglio dire, che utilizzano la LIM e tantissimi, voglio dire, programmi multimediali.
Ovviamente ognuno poteva utilizzarla, inizialmente si utilizzava il rapporto 1-1 e il ragazzo, per esempio, che aveva, era più basso funzionamento, gli è stato insegnato a fare delle foto e condividerla sul gruppo, oppure mandare il link su YouTube dei video, dei cartoni che a lui piacevano particolarmente. Vabbè, hanno scelto il nome del gruppo, vi dicevo, l'hanno cambiato perché due ragazze ad alto funzionamento hanno detto, i miei compagni di classe mi hanno detto che è un nome da sfigati, il magico gruppo. Che anche questo comunque fa parte assolutamente della crescita del gruppo. L'idea è perché WhatsApp? Perché il gruppo continua ad abilitarsi anche terminata la sessione di insegnamento. Quello che mi rendevo conto spesso è che questi ragazzini che facevano anche dei gruppi ASL, e probabilmente anche dei gruppi assolutamente funzionanti, però era come se il gruppo fosse confinato al momento in cui c'era l'intervento di gruppo in ASL. Durante il resto della settimana ognuno praticamente si faceva, diciamo, gli affari propri, viveva le proprie situazioni come nel resto appunto della normale giornata. E l'idea un po' in linea anche con quello che dice Skinner, l'insegnamento, l'apprendimento è ciò che rimane quando termina l'insegnamento. L'idea era che io e la mia collega, perché eravamo due che partecipavamo a questo gruppo, ci davamo i turni, e quindi qui eventualmente un problema di sostenibilità più dello psicologo, sul fare da mediatori all'interno della chat, quindi si cercava di modellare delle conversazioni che venivano preparate in ambulatorio, che replicavamo filmandoci io e la mia collega, quindi o attraverso note vocali o attraverso io che mandavo la foto di dove mi trovavo e per vedere se c'era reciprocazione dall'altra parte. Ovviamente non è che non avevamo considerato il versante abilitativo. Il versante abilitativo era stato sostenuto prima di appunto procedere all'inserimento alla realtà di gruppo. Qui vedete che appunto a proposito di bisogno di competenza, Eugenio mi riprende anche uno dei ragazzi di alto funzionale, Davide, insomma gli obiettivi, cos'è che fine hanno fatto? Cioè nel senso che ci teneva appunto proprio che io gli dessi nuovi obiettivi. E io mi dimenticavo, perché a un certo punto, ve lo dico perché può sembrare comico, è vero, cioè, mia moglie ha detto, cioè, non abbiamo figli, tu sei tutto il tempo che messaggi con questi ragazzini. Guardati un po', interrogati. E qui appunto, vedete ad esempio il bisogno di appartenenza, siamo la squadra degli scherzi, vi lascio a parte gli scherzi che veramente facevano ridere solo loro, ma anche questo è importante perché hanno trovato una comunità in cui in realtà anche i loro tempi assolutamente erano rispettati e gli davano una sensazione di cooperazione, di partecipazione, di appartenenza e di competenza. Siete pronti e carichi anche voi come me? Di cosa vogliamo parlare? Vedete che c'è il bisogno di condivisione. E anche qui poi ne sfruttavamo perché si potevano fare stampare in qualche modo il PDF di tutti i WhatsApp, quando loro entravano li guardavamo insieme e ci ragionavamo. Oggi pomeriggio ho portato il cane, sarebbe al campo, e poi dice scusate se dico sempre le stesse cose perché si è reso conto che lo continua a ripetere all'infinito. Anche qui assolutamente voglio dire, parlavamo prima di abilità, di assunzione di prospettiva, in questo caso essere capaci di leggere il proprio comportamento non è una cosa indifferente. Io mi sto annoiando, vedete che condivide nel gruppo, che si sta annoiando, al che io gli chiedo finalmente, ragazzi quando vi annoiate cercate di trovare un modo di incontrarvi così almeno trascorrete un po' di tempo assieme e la noia sparisce, non è necessario aspettare il venerdì con il gruppo. Adesso mi è passata la noia perché sto ascoltando le canzoni dei Genesis. Ed effettivamente aveva ragione, nel senso che l'ho anche compreso in quel momento lì. E poi chiede agli altri, appunto, state facendo anche voi già passare la noia? E qui è ovviamente un problema di prospettiva, nel senso sono annoiato io, sono annoiati tutti quelli del gruppo, quindi ognuno troverà un suo modo. Ragazzi, lo so che è presto per chiedervelo, ma voi avete già deciso cosa fare il venerdì, quindi apprendere ad organizzarsi e scegliere. I ragazzi, per esempio, i genitori dei ragazzi, due ragazzi con funzionamento un pochino più compromesso, aiutavano naturalmente a far da mediazione i messaggi che venivano inviati, in modo che fossero anche a loro comprensibili. Ragazzi, a che ora ci vediamo domani? Questo in realtà perché inizialmente noi prevedevamo dei compleanni che venivano strutturati direttamente nelle abitazioni dei ragazzi. Perché l'idea è stata, cerchiamo fin dall'inizio di aiutarli
una delle mancanze più grandi era di non essere invitati ai compleanni. Loro invitavano i compleanni tutti e non erano invitati da nessuno. Quindi iniziamo a fare i compleanni a casa vostra. Inizialmente erano strutturati dagli psicologi, per cui erano strutturati, nel senso che c'era un'assegnazione dei ruoli, chi portava i pasticcini, chi portava le bevande, chi invece doveva raccontare, perché uno era capace, non faceva ridere nessuno, ma le barzellette. Cioè loro li faceva molto ridere ed è molto bello veramente vedere quando si creano queste comunità dove funzionano veramente in maniera assolutamente adattata. E poi potevano avere la possibilità, perché gli scrivevi i genitori, cercate adesso di organizzarvi dei pomeriggi, avendo come modello i compleanni che organizzavamo insieme con tutta la strutturazione appunto che veniva in qualche modo stabilita. Non, per ragioni di tempo non vi sto a parlare di tutta la programmazione e gestione del rinforzo perché vedo che sono già fuori coi tempi, quello che vi posso dire è che c'erano delle contingenze interdipendenti, cioè i ragazzi venivano premiati se aiutavano gli altri a raggiungere i propri obiettivi. Eventualmente poi se avete domande insomma cercherò di essere. Queste sono le foto che hanno scelto i ragazzi, perché nel processo di scelta loro sceglievano anche le foto. Trasversalmente c'era la casa sulle autonomie, che fa parte, è una parte integrante della partecipazione alla vita comunitaria. Qui ci sono le varie fasi. L'ultima cosa su cui mi soffermo solo un minuto è questa. Cercare di ripensare un contesto, un curriculum, che non sia centrato solo sull'abilità, ma che sia centrato anche sul contesto più grande, sul territorio, e sulla qualità di vita che tale contesto è in grado di promuovere. Dobbiamo essere ingegneri educativi, dobbiamo promuovere questa cosa. Non possiamo avere un'abilitazione che esclude il territorio. Abbiamo bisogno di una programmazione capace di favorire condizioni di benessere e non solo di garantire rimozione di comportamenti e problemi. Non è tutta una riparazione, non è tutto uno squilibrio biochimico da riparare. È un intervento ampliativo, questa visione non vuole essere alternativa, vuole essere ampliativa. Cioè vuol dire appunto ampliamo e consideriamo in maniera più sistematica un'analisi dei fattori del contesto. Perché questa che sarebbe la classica, diciamo, programmazione con tutte le aree abilitative e qui tutte le abilità componenti che c'è da impazzire solo guardandola, anche se io lo faccio per lavoro, ovviamente non avrebbe senso se non viene mantenuto poi dal vero contesto che ha la comunità. E quindi la domanda vera è, considerando la rete di sostegni accessibile e disponibile sul territorio, in che modo la programmazione delle abilità si inserisce nel contesto, uno, delle routine familiari, e due, all'interno del più ampio sistema normativo e culturale di riferimento? E qui, che sono in chiusura, per avere un territorio realmente inclusivo, occorre forse, io l'ho messo come certezza, ma occorre forse ripensare una programmazione abilitativa in grado, appunto, come vedete, anche di investire su altre figure professionali che esistono in altri paesi. Dal disability manager al caregiver di comunità, un facilitatore delle relazioni con le aziende, perché comunque lavorare è parte fondamentale della vita di comunità e va a incidere, le correlazioni con il funzionamento intellettivo sono altamente significative. Questa è l'ultima foto dei miei ragazzi che quando hanno fatto la torta hanno detto mettiamo questa qua perché grazie magico gruppo, e io qui vi saluto e spero di essere stato abbastanza educativo. Grazie a tutti. Non te ne andare Davide, sei qua, siediti. Grazie Davide, abbiamo tempo per una domanda. Qualche curiosità? Ok, allora siete curiosissimi di ascoltare il successivo intervento. Roberto Keller, che dirige il centro pilota per il disturbo dello spettro autistico in età adulta, è un centro regionale della regione Piemonte. Lo conoscete tutti quanti, ovviamente. Grazie Roberto. Grazie dell'invito, è veramente un piacere e un onore essere qui con voi. Il perché di questo tema? Il perché di questo tema, al di là di quello che può essere il piacere culturale di affrontare questa tematica, questo tema diventa di rilevante importanza dal
da quando in qualche modo vi è stato un mandato istituzionale alla salute mentale, alla psichiatria dell'età adulta, di occuparsi di quelle che sono le persone con autismo. E quindi noi osserviamo con un certo timore il rischio che degli interventi e delle valutazioni che sono state in passato utilizzati per altri disturbi, quali la schizofrenia e le psicosi, vengano traslati in maniera critica per quanto riguarda le persone con autismo in età adulta, ivi compreso l'uso e l'abuso di antipsicotici. Per questo motivo è stato creato da più di 10 anni un centro in Piemonte dedicato a quelle che sono le persone con autismo. Persone con autismo di tutti i livelli di gravità, quindi essendo un centro pubblico noi accogliamo tutti, dalla persona più grave, adulta, che possiate immaginare, alle forme anche ad altissimo funzionamento, gli ingegneri, eccetera, con un numero di persone da noi seguite che adesso è intorno ai 430, ovviamente anche con le loro famiglie, di tutti i livelli di gravità divisi più o meno equamente. Quello che osserviamo, che in età adulta ma anche già adolescenziale diventa un fenomeno frequente, è la presenza di alterazioni non solo comportamentali che si attivano fortemente dopo le crisi puberali, ma spesso l'associarsi di veri e propri quadri psicopatologici di tipo psicotico, Tourette, disturbo ossessivo compulsivo, di personalità, dell'umore, ADHD, dell'apprendimento fobico sociali e del comportamento alimentare, che quindi richiedono un intervento altamente specifico. Se noi andiamo a vedere l'aspetto delle psicosi, quindi il rapporto tra quella che è la psicosi e in particolare la schizofrenia e l'autismo, notiamo che il termine autismo, come voi sapete, nasce in un contesto completamente diverso da quello di cui noi parliamo oggi, ma nasce proprio da parte di Bleuler, che lo pone al centro di quello che è il quadro della schizofrenia. E in un disturbo, quindi in una condizione profondamente diversa, che vede nella dissociazione mentale, nella perdita dell'unità della vita psichica, la base psicopatologica della schizofrenia stessa. In una separazione quindi delle funzioni psichiche, una perdita dei legami associativi non solo fra le idee, ma anche tra quella che è l'affettività, l'intelletto, che poi esitano in una bizzarria del comportamento, in una comunicazione alterata. Altri autori, come ad esempio Schneider, vi declinano quelli che sono i sintomi più importanti per la diagnosi, dal colloquio di voci al commento dell'atti del paziente, al fatto di essere influenzati dall'esterno nella propria volontà, di un pensiero che non è più privato, che viene rubato. Quindi vedete delle caratterizzazioni psicopatologiche profondamente diverse da quelle che invece sono poi state descritte da Kanner. Kanner, che quindi deriva sì il termine autismo in qualche modo prendendolo in prestito da Bleuler, ma dicendo attenzione, questi bambini sono profondamente diversi dalle persone con schizofrenia, perché hanno certo l'isolamento autistico, ma hanno delle altre caratteristiche, dalla ripetitività a degli isolotti di capacità. Lo stesso fece Asperger, che anche lui, recuperando il termine autismo sempre dalla caratterizzazione di Bleuler, in realtà va a descrivere delle persone con delle caratteristiche nettamente diverse, con delle caratteristiche che hanno comunque anche un buon funzionamento cognitivo, cosa che non avveniva invece nelle persone con schizofrenia, che tendevano a un deterioramento nel corso del tempo. Ma la storia ci dice come i destini di Kanner e di Asperger, anche in relazione a dove avevano lavorato, portarono maggiormente un'attenzione scientifica sulle forme più gravi, più tipiche di autismo, e un po' a essere ignorati invece le forme più ad alto funzionamento di tipo Asperger. Cosa succede quindi? Che quindi fino a che Lorna Wing e Uta Fritz non vanno a diffondere nel panorama europeo la conoscenza di quello che è il quadro Asperger, questo venne spesso ignorato. E questo che cosa vuol dire clinicamente? Che molti degli adulti che noi vediamo adesso diagnosticati come schizofrenia sono in realtà
talvolta delle persone Asperger non riconosciute, inserite in manicomi, noi ne abbiamo trovati che erano stati inseriti nel manicomio di Collegno e che quindi sono poi gli adulti che noi troviamo ancora nei centri di salute mentale. Il problema qual è? Qual è la relazione che noi osserviamo nella pratica clinica tra l'autismo e le psicosi, e le diverse psicosi? Le diverse psicosi rispetto all'autismo quindi possono avere diversi tipi di rapporto. Il rapporto più semplice è una misdiagnosi, cioè persone con autismo, o meglio con Asperger, scambiate per schizofrenici, per schizotipici, indirizzati verso cure antipsicotiche assolutamente inadeguate ed incongrue. Poi troviamo delle forme psicotiche, o meglio delle false psicosi, perché se il pensiero letterale che hanno le persone autistiche viene erroneamente visto dal clinico come un delirio, ecco che vengono scambiate per deliri e quindi poi per psicotici persone che in realtà sono autistiche, che leggono quelle che sono le situazioni di fantasia come degli eventi reali. Vi è poi una situazione abbastanza frequente nella pratica clinica, soprattutto nelle persone più ad alto funzionamento, dove il bullismo, il mobbing, l'essere isolati, maltrattati è quasi una costante, e ne derivano dei quadri reattivi non solo di ansia e di depressione, ma anche di reazioni paranoidee transitorie. E se uno lì non conosce l'autismo e non conosce i trigger che vanno a scatenare il fenomeno psicotico, può erroneamente scambiare il quadro per una schizofrenia. Raramente osserviamo però anche delle evoluzioni schizofreniche in età adolescenziale adulta di quadri a chiara partenza autistica, oppure la strutturazione di disturbi della personalità, anche di tipo paranoide e narcisistico, spesso rinforzate da un ambiente che non viene compreso e viene vissuto negativamente. Come distinguere in età adulta un quadro schizofrenico da un quadro del disturbo dello spettro autistico? È chiaro che la cosa più importante nella pratica clinica è l'incontro con il paziente, l'incontro con la sua famiglia, che ci può raccontare i primi anni di vita. Noi adesso stiamo caratterizzando fortemente il confronto tra i primi anni di vita di una persona con schizofrenia rispetto a una persona con disturbo dello spettro autistico e troviamo una grande diversità. Anche l'uso di test ci può aiutare, l'ADR, la SCID, eccetera. Altri test vanno presi con le pinze, perché ad esempio fare un ADOS a un adolescente, un ADOS da solo, non è in grado spesso di distinguere un quadro di tipo schizofrenico con sintomi negativi da un quadro autistico. Quindi la connotazione clinica va presa nel suo insieme, con una grande attenzione alla conoscenza del paziente, alla sua storia clinica e poi anche all'utilizzo, ma in maniera critica, della testistica. Da un punto di vista storico, invece, i rapporti tra l'autismo e la schizofrenia hanno visto una grande variabilità. Inizialmente autismo e schizofrenia erano fortemente sovrapposte, fino ad arrivare, a partire dal DSM-3, a una dicotomia così netta che o c'era l'autismo o c'era la schizofrenia. Solo ultimamente c'è stato un pensare a una possibile comorbidità tra le due forme. Una comorbidità che quindi dice che quando abbiamo un quadro di schizofrenia, i deliri, le allucinazioni, un edopio disorganizzato, possiamo pensare a un'insorgenza di comorbidità con un autismo precedente solo quando sono presenti dei sintomi positivi, cioè quando a un ragazzo che prima aveva un quadro sicuramente autistico sono comparsi ex novo dei sintomi di tipo delirante allucinatorio. Qual è il problema vero? Che nella pratica clinica noi sappiamo che quando compare un delirio, un'allucinazione in un ragazzo, sono passati almeno 2-3 anni da quando la psicosi è insorta, perché le psicosi in età adolescenziale non hanno un esordio con i deliri e le allucinazioni, hanno un esordio insidioso, depressivo, catatonico, con ritiro sociale, con chiusura relazionale, sembrano quasi delle crisi adolescenziali particolarmente gravi. E se noi aspettiamo 2-3 anni prima che compaia un delirio, un'allucinazione, abbiamo perso un intervento che ha causato una degenerazione a livello cerebrale, un deterioramento a livello cognitivo. Quindi non possiamo
accogliere solo i criteri del DSM-5. È importante invece andare prima, stare molto attenti a quelli che sono i sintomi precoci, come ad esempio i criteri ad alto rischio o i sintomi di base delle psicosi. Al contrario di questo modo di pensare, cioè il modo di pensare alla schizofrenia da un lato e all'autismo dall'altro, vi è tutto un altro filone della ricerca che dice che tra schizofrenia e autismo in realtà non c'è proprio un enorme, non c'è una netta divisione, ma c'è un ponte. Allora, questo ponte com'è? Un ponte solido o un ponte labile? Un ponte che in realtà ha delle comuni basi genetiche, e questo lo vediamo ad esempio in alcune sindromi come la sindrome di DiGeorge, che come vedete non è affatto rara, 1 su 2.000, 1 su 4.000 nati vivi, dove troviamo la presenza di psicosi fino al 30-40% in età adulta, e come vedete l'area blu come si allarga, psicosi caratteristicamente di tipo schizofrenic-like. Ma c'è anche l'autismo in queste sindromi, quindi alla stessa radice genetica troviamo poi espressività fenotipiche diverse. E questo noi l'abbiamo visto in alcune famiglie, questa è una famiglia molto caratteristica che abbiamo trovato caratterizzando questa alterazione genetica. L'osservazione nasce da una bambina autistica, ma raccogliendo la storia della famiglia veniva fuori che c'erano 4-5 zie psicotiche. Andando a fare un'analisi genetica si vedevano che nelle zie psicotiche c'era la stessa delezione che c'era nella bambina. Invece i familiari che non avevano questa delezione erano sani. Abbiamo quindi voluto un po' mettere a confronto anche qual è il funzionamento cerebrale della schizofrenia rispetto all'autismo. Prima caratterizzando un po' quella che è, insomma, la nota ormai alterazione della connettività dell'autismo, ma soprattutto andando a mettere a confronto tre gruppi di popolazioni. Di popolazioni di tipo schizofrenico, o meglio di spettro schizofrenico, popolazioni autistiche e popolazioni del disturbo ossessivo compulsivo. Perché questo? Perché se voi vi ricordate i criteri diagnostici dell'autismo, il primo criterio si basa sul deficit di competenza socio-relazionale, quindi ricorda un po' una dimensione di tipo schizoide evitante. Il secondo criterio diagnostico si basa su una dimensione più di ripetitività, quindi ricorda una dimensione di tipo ossessivo-ripetitiva. Quindi abbiamo messo a confronto questi tre gruppi. Vedete il numero delle risonanze esaminato, molto alto, quindi un campione molto ampio della popolazione. E che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che in realtà osserviamo dei cluster, dei network, delle reti di alterazioni. Una rete prevalentemente frontale che è più tipica della schizofrenia, una rete prevalentemente posteriore che è sottocorticale, più coinvolta nel disturbo ossessivo compulsivo, e un interessamento di quella che è la sintomatologia autistica che va a interessare in modo comprensivo tutti e due questi cluster, cioè che va a essere un po' a metà tra quella che è il forte interessamento frontale presente più nelle forme schizofreniche e il forte interessamento posteriore che è più diffuso nelle forme ossessive. Quindi che cosa osserviamo? Un cluster 1 anteriore, dove c'è un forte coinvolgimento nell'alterazione della sostanza grigia, soprattutto nell'insula, nel cingolo anteriore, corteccia ventromediale prefrontale, area mediale del tanamo, che guarda caso sono proprio quelle aree fortemente coinvolte nella consapevolezza, nella percezione interna, nelle emozioni, nel monitoraggio dell'errore, il circolo della salienza, il circuito della salienza molto importante, attenzione working memory. Ma anche un cluster posteriore, quindi più diffuso nelle forme ossessive, ma comunque coinvolto nell'autismo, quindi più aree occipito, tempore parietali, maggiormente coinvolto in quello che è il riconoscimento di movimento, percezione visiva, riconoscimento dei volti e mentalizzazione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in realtà la compromissione cerebrale, quindi anche genetica, non è una genetica per l'autismo, non è una genetica per la schizofrenia, è una genetica transcategoriale che va ad agire su dei sistemi di controllo cognitivo sia a livello soprattutto fronto cingolo parieto insulare, che sono quelli più importanti per la funzione adattativa dell'individuo.
questa cosa, l'importanza della connettività, l'abbiamo anche riscontrata in realtà in quelle forme di alterazione genica presente nella disabilità intellettiva. E anche qui vedete un grande campione esaminato, più di 1015 pazienti studiati con CGHRI, si vede che le alterazioni che hanno davvero un significato patogenetico sono quelle relative alla sinaptogenesi e alla corticogenesi, cioè alla connettività che hanno in qualche modo, viene in qualche modo alterata nell'autismo e nella disabilità intellettiva. In modo interessante anche nelle forme di epilessia che possono essere correlate all'autismo, troviamo spesso un'alterazione genetica che va a coinvolgere proprio le funzioni della sinapsi e della connessione. Quindi vedete come non dobbiamo più pensare a delle forme divise nettamente fra di loro, ma a una forte condivisione dei meccanismi patogenetici. Questo però, attenzione, non deve essere traslato sulla clinica. Questa è la cosa importante. Anche se abbiamo delle radici genetiche comuni, della patogenesi comune, dei circuiti comuni, questo non deve autorizzare nessuno a dire beh, allora se funzionano gli antipsicotici nella schizofrenia li metto nell'autismo, se funziona al centro diurno per le psicosi croniche lo metto pari pari nell'autismo. Sono due piani diversi ed è importante tenere presenti questi due piani diversi e distinti gli interventi. Quindi gli interventi devono essere diversi e specifici. Se a una persona con autismo intervengono dei fenomeni psicotici e ovviamente previsto un trattamento addizionale, non possiamo pensare di traslare, e questo lo vediamo molto bene nell'uso dei farmaci, i dosaggi e i tipi di farmaci che funzionano bene nella schizofrenia hanno delle risposte completamente diverse nelle persone con autismo. All'inizio si diceva, abbiamo 430 persone, qual è il percorso, qual è il trattamento da seguire? Sono 430 percorsi diversi, sono 430 interventi diversi che vanno pensati per quella persona singola, che vanno concordati con la famiglia, che vanno valutati nel contesto del territorio, anche per mettere in piedi degli interventi, come giustamente si diceva all'inizio della giornata, che siano poi in qualche modo sostenibili. E in questo io ringrazio la mia equip che, come vedete, è articolata, certo, in un orientamento cognitivo-comportamentale, ma poi dove ognuno ha specializzato un diverso tipo di interventi. E vi ringrazio dell'attenzione. Questo è rosso però, forse questo va. Però non viene. Vabbè. Abbiamo dei relatori, vediamo se la voce lo sentiva, abbiamo dei relatori estremamente puntuali. Ringrazio Roberto proprio per la puntualità e linearità e chiarezza dell'esposizione. Approfitterei quindi della puntualità concessa dai relatori per offrirvi un tempo di riflessione e per fare delle domande anche oltre, per diciamo chiudere questa prima parte della giornata. Quindi abbiamo ben 10 minuti per sfogare le nostre curiosità. Però sembra funzionare adesso. No, funziona adesso. Ok. Sei impallato? Sì, no, dovrei entrare sotto il tempo. Non è che lui... Perfetto. Domande? Domanda così. Perché tanta fatica a fare gli esami di genetica? Non so. Io non ho risposta. Non so se Roberto ha risposto in merito. Ma in che senso fatica? Costano anche poco, quindi perché in Italia non si fa? Bisogna farlo entrare nell'ottica del clinico che li deve pensare, ma li deve anche spiegare alla famiglia. Cioè il percorso diagnostico, a mio modo di vedere, non è qualche cosa che va buttato lì, prescritto e dato in mano. Va concordato, va spiegato alla famiglia il perché si fanno degli esami, che cosa si può ottenere,
Il fatto che talvolta il fatto anche di avere un'alterazione del CGHR non vuol dire che necessariamente è patogenetica. E questo va chiarito prima, va spiegato il pro e il contro di ogni esame, così come ogni esame anche internistico. Quello che noi osserviamo non solo la difficoltà degli esami genetici, ma la difficoltà a ricordarci che le persone con autismo hanno un corpo e che in particolare in età adulta, proprio perché magari mangiano male, si muovono poco, spesso vediamo delle banali alterazioni vitaminiche o dei problemi ormonali tiroidei che se uno non va a indagare e non tratta, spesso poi abbiamo dei problemi cognitivi conseguenti che invece potremmo risolvere molto semplicemente. Quindi l'importanza sempre di una valutazione anche internistica, medica, anche nell'età adulta. Altre curiosità? Sì. Sì. No, perché potevo aggiustare. È una questione di... Mi chiedevo se ci fosse un'esperienza condivisa con la comorbilità, con deficit di apolipoproteine o malattie metaboliche in genere, che non sono state citate. Però noi ne abbiamo avuto esperienza, quindi mi chiedevo se era una cosa che era stata condivisa in ambiente clinico. Noi non ne abbiamo direttamente. Anche se la valutazione metabolica la facciamo di routine, anche nell'età adulta andiamo a riprendere, così come la valutazione genetica, ma questo per un fatto storico. Spesso molti bambini hanno fatto la valutazione genetica, ma l'hanno fatto 30 anni fa, quindi al massimo avevano un cariotipo, quindi un'osservazione clinica genetica molto basic, che assolutamente non è sufficiente. Lo stesso dicasi per le valutazioni metaboliche, vanno riprese anche e osservate in età adulta. Tra l'altro, molte persone che sono immigrate, dobbiamo ricordarci che mentre in Italia abbiamo uno screening neonatale che va a escludere alcune forme anche ormonali metaboliche, se abbiamo degli immigrati dobbiamo ricordarci anche queste forme qui. Volevo sapere il suo parere rispetto al fatto che ho valutato una persona in età adulta che prima aveva altre diagnosi simili a quelle che lei ha riportato. Io l'ho valutato con una batteria standard per l'autismo che poi corrisponde praticamente anche alla vostra perché lavoriamo sullo stesso modello e dal reparto diciamo delle malattie metaboliche di Modena mi hanno contestato tra virgolette la diagnosi dicendomi che secondo loro quelle sono sintomatologie del deficit da apolipoproteine. Io non sono d'accordo, mi interessava sapere se lei ha un'opinione in merito. Ecco. Il discorso è che noi quando facciamo una diagnosi, le facciamo una diagnosi clinica sul comportamento, sul modo di presentarsi. La stessa clinica può avere delle basi patogenetiche diverse e quindi sono due piani da tenere distinti. Quindi la clinica può essere di un certo tipo. Appunto, pensiamo a Di George, può avere una clinica di tipo psicotico, di tipo autistico o altri disturbi, però vi è una base di tipo genetica che lo porta avanti. La stessa malattia di Wilson, che è legata a un metabolismo alterato del deposito di rame. A me è capitato di vedere un signore con un esordio di malattia di Wilson a 40 anni, quindi assolutamente atipico, un esordio clinico di tipo, francamente, di un disturbo dell'umore bipolare, quindi se uno lo osservava faceva una diagnosi di disturbo bipolare, però poi aveva una patogenesi legata al metabolismo del rame, quindi sono due aspetti diversi da tenere in considerazione. È possibile avere informazioni su questo nuovo farmaco di cui sentiamo parlare frequentemente ultimamente? Sì. Allora, c'è stata la notizia diffusa da Roche dell'FDA appunto pochi giorni fa, quindi in qualche modo è qualche cosa ormai di dominio pubblico, di una nuova terapia farmacologica che è stata studiata per i sintomi core dell'autismo. Nel senso che fino a ieri abbiamo avuto delle terapie usate per l'autismo, ma usate soprattutto sugli aspetti comportamentali, quindi legati ad esempio al risperidone, all'aripiprazole, eccetera, che andavano a diminuire
certi comportamenti stereotipati, la rigidità, il comportamento oppositivo, che però non sono i sintomi core dell'autismo. I sintomi core dell'autismo, come sappiamo bene tutti, sono i problemi più comunicativi, socio-relazionali. È stato sintetizzato un farmaco che è un antagonista dei recettori della vasopressina, che quindi va su quello che sono i sintomi core dell'autismo, cioè migliorare il funzionamento di tipo socio-relazionale. E quindi la sperimentazione, che è già iniziata negli Stati Uniti con oltre 200 adulti, avrà anche un seguito in Europa e anche in Italia.